Buongiorno a tutti, sono Alberto, ho 19 anni e faccio medicina in inglese a Bologna. Come sono entrata a medicina? In pratica a dicembre della quinta liceo ho deciso che volevo fare medicina, da lì fino all'esame, al test di ammissione, ho studiato, cioè tipo il 3 e il 9 settembre, ho fatto sia medicina in italiano che in inglese come test di ammissione, poi dopo sono passato al primo colpo ad entrambi e chiedevo cosa cavolo faccio, quindi ho sentito un sacco di persone, un sacco di studenti, un sacco di professori, alla fine ho deciso che volevo fare medicina in inglese e ora ci sono. Ho fatto già un semestre di università e vi volevo raccontare com'è, perché a medicina in inglese rispetto a medicina in italiano, soprattutto qua a Bologna, ci sono degli esami diversi, più che altro organizzati in modo diverso, perché alla fine la sostanza, se espandiamo quello che si studia nei 6 anni, è la stessa, ma come sono organizzati è diverso. Quindi io al primo semestre di università che esami ho avuto? Cellular, Molecular, Biology and Genetics, Chemistry and Biochemistry e Humanities. Tutti questi tre esami sono composti da diversi corsi, per questo alla fine di ogni esame, come potete vedere, c'è scritto IC, che vuol dire Integrated Course. Vi racconto un attimo come sono questi esami qua, perché da come sono gli esami anche capisci come ti devi preparare poi o no. Il Cellular, Molecular Biology and Genetics è orale, tutto orale, fatto da due professori, una per biologia cellulare e genetica e una per biotecnologie, diciamo. Due professori diversi che interrogavano su queste materie qua. Ognuno dei due dava un voto e alla fine facevano la media e risultava il voto finale. È stato il primo esame orale nella mia carriera universitaria, nonché l'unico in questa sessione. E mi è piaciuto alla fine, ero molto in ansia per come sarebbe andato, per come sarebbero stati i prof, però alla fine è stata abbastanza college, io avevo studiato un'enormità. Forse avevo studiato anche più del dovuto, perché bisogna pensare poi che l'esame orale per me alla fine vai a toccare un sacco di cose, non riuscirai alla fine ad andare nel dettaglio dettaglio, per me. Almeno così è stato in questa prima sessione, ecco. Poi dopo ho avuto due esami scritti che sono appunto Chemistry and Biochemistry and Humanities. Ci fermiamo un attimo su Chemistry and Biochemistry perché è stato credo l'esame più difficile del corso. Avevamo una professoressa che ci ha fatto chemistry e la biochimica di carboidrati, lipidi, proteine, tipo la biochimica, tipo dire come sono le strutture, ecco. E poi dopo c'è stato un altro professore apposta per gli acidi nucleici che ci ha fatto la biochimica metabolica degli acidi nucleici. Quindi io so adesso come funziona, sapevo, non so quanto ne so adesso, però come funziona esattamente il DNA, l'RNA, il microRNA e tutte quelle robe lì, so esattamente, esattamente, esattamente come funzionano, che vi sfido, cioè per quell'esame sono impazzito. Un mio amico ha fatto tutta una lista di proteine, di robe da sapere per quell'esame lì, magari vedo di fare la scorrere qui che è una roba assurda. E infine Humanities, Humanities è stato l'esame più facile di tutti, direi. E era scritto anche questo, ma era a crocette, e poi insomma, cosa vuol dire humanities, che non ho ancora spiegato, vuol dire statistica, statistica medica, era composto tipo da 4 corsi diversi, c'era medical history, medical statistics, epidemiology, no, un sacco di corsi diversi davvero. È stato bello avere così tanti professori che ci facevano questa materia, perché ognuno alla fine ci spiegava tipo un particolare diverso di come funziona la statistica medica, diciamo. Però sì, è stato impegnativo tipo vedere un sacco di cose diverse. Quella lì è stata la cosa più impegnativa dell'esame, però per il resto facile. Mi volevo soffermare su una cosa, perché qua all'università magari uno pensa, vabbè, non studio volta per volta, e tanto alla fine c'è un mese di esami. E per me ti sbagli. Perché innanzitutto gli esami di solito li fanno più facili al primo appello e più difficili negli appelli successivi. E poi se studi volta per volta, dopo arrivi lì che sei meno stressato. Invece se non hai mai studiato, se non hai mai aperto niente, è un po' un disastro. Invece io ho studiato volta per volta, cioè non da impazzire, però insomma ho studiato, ecco, volta per volta. Sono guardato le cose, poi dopo quando sono arrivato lì alla sessione, che avevo quelle 2 settimanine per preparare gli esami, ho avuto 2 settimane per preparare il primo, per esempio, una settimana, così erano distaccati i miei esami, sono riuscito a gestirmela bene, ecco. Invece se arrivi lì che non sai niente, ci vorrà più tempo e quindi non potrai dare gli esami al primo appello, quindi sarà un po' più casino. Poi,
Così avviene nella mia facoltà, magari cambia, ecco, in altre facoltà, però questo è quel che vi dico io. E durante la sessione come si studia? Cioè, è incredibile pensare per noi che veniamo dal liceo, che quando ero al liceo facevo tipo una verifica alla settimana così, invece qua all'università c'ho una verifica alla fine, un esame, facciamo così, e ogni tipo 6 mesi. E per preparare questo esame qua ci vuole un sacco di tempo e quindi fermano le lezioni per farti preparare questo esame qua. Quindi c'hai dei giorni in cui puoi seriamente solo studiare, non devi dire ah cavolo, devo andare a lezione, non ne voglia. E invece quei giorni lì c'hai tutto il tempo per studiare e basta. E a me è piaciuta molto sta cosa qua di avere tutto il giorno e per organizzarmi bene, per studiare bene. È diversissimo dal liceo. E non so se sia meglio o peggio, a me piace di più l'università, onestamente, però ecco. Poi c'è da dire che io ho la fortuna di essere a medicina in inglese qua a Bolo, che è un corso composto solo da 90 persone, quindi un corso piccolo, ci conosciamo più o meno tutti e quando c'è bisogno ci aiutiamo a vicenda. Quindi quando uno c'ha una domanda magari io gli rispondo, quando io c'ho una domanda magari lui mi risponde e così via. È un ambiente in cui tutti ci aiutiamo, quindi posso esserne solo contento. C'è da dire che magari non è che in un gruppo così grande riusciamo ad organizzarci bene, quindi magari c'è un gruppetto più piccolo in cui si organizza che tipo tutti stiamo studiando biochimica insieme, tutti stiamo studiando cellular biology insieme e quindi quando uno c'ha una domanda, magari loro sono più, un po' più su un pezzo che sul pezzo che su uno che sta facendo gli humanities. Overall, la prima sessione di università per me è andata benissimo. Ho passato tutti gli esami in 14 giorni, non un giorno in meno, un giorno in più. Il primo esame è stato tipo il 9 febbraio e 14 giorni dopo l'ultimo esame. Passati tutti, finita lì 14 giorni, dopo ho avuto 15 giorni, altri 15 giorni più o meno di vacanza perché fino all'8 marzo non iniziava la scuola di nuovo e quindi non ho fatto niente quei giorni lì, sono andato a sciare, mi sono rilassato un sacco, che per me è molto meglio fare così che farsi tipo gli esami distanziati e arrivare poi dopo a fare l'ultimo esame 2 giorni prima che inizino le lezioni senza mai riposarsi, ecco. Poi non so, io non sono un esperto dell'università, però per ora mi è andato benissimo così. Spero di essere stato chiaro in questo video. Spero di avervi, insomma, detto un attimo com'è studiare all'università, questo mondo qua un po' così, un po' oscuro a tutti, perché neanch'io prima di venire qua all'università non sapevo ben poco. E soprattutto i video di medicina in inglese ce ne sono pochi in giro, quindi insomma mi fa piacere metterne uno anch'io. E basta, se avete qualunque domanda scrivetemi o qua su Instagram, eccetera. E ci vediamo presto con altri video di medicina. Bye bye.